cioè avevo un dolore fortissimo, però è stata solo una botta violenta e adesso sto meglio. Ebbene, quindi avete provato un modulo nuovo, se vogliamo, con tre a sostenere una punta sola. Come vi trovate con questo schema, anche se poi con l'uscita di Santana avete cambiato di nuovo, però per quei pochi minuti come vi è sembrato? È un modulo che ci può stare, quindi tre trequartisti, diciamo, dietro l'unica punta. Vabbè, noi sicuramente siamo partiti con un 4-2-4 classico normale, poi sicuramente c'avevi giocatori di qualità dietro. Cercia fungeva da punta, da seconda punta. Ci siamo trovati bene, abbiamo avuto qualche occasione pure per vincerla la partita. Non era facile giocare al Marassi dove loro erano obbligati a vincere. E è stato un buon impatto per noi questa partita e ci darà sicuramente una forza in più nelle prossime partite per cercare di fare i punti che ci serviranno per raggiungere l'obiettivo. Ti ho detto, non era facile qua, in casa loro devono fare la partita, tu vieni a giocare dopo due sconfitte, giochi contro il Genova, loro è l'ultima spiaggia sulla carta, tu hai paura. Sicuramente non cerchi sempre di non sbilanciarti troppo, perché loro le ripartenze erano la loro forza, quindi se tu ti sbilanciavi e davi il contropiede a loro rischiavi di perdere la partita. Invece noi sappiamo che dobbiamo gestirla con calma e sfruttare le occasioni che dobbiamo crearci per cercare di fare punti, anche se venivamo da due partite dove avevamo preso 7 gol, se non sbaglio, quindi sicuramente abbiamo trovato la compattezza giusta di non prendere gol e abbiamo avuto anche le occasioni per vincerla la partita nel secondo tempo. Noi giocheremo contro il Chievo, le partite sono tutte difficili, in Serie A non ci sono squadre facili e squadre difficili, quindi noi dobbiamo prepararci bene durante la settimana e sappiamo che è una partita importante come tutte le altre e cerchiamo di vincere questa partita per fare questi punti, come hai detto tu, raggiungere questa quota dei 20 punti dei gironi d'andata, che è una buona cosa. Da esterno, quando c'è stata l'occasione di giocare esterno, e anche se noi proviamo in tutte e due mister durante la settimana, ti fa provare tutti e due i modi. Ora il mister ha fatto giocare centrale, uno cerca di dare sempre il massimo in qualsiasi posizione che gioca, però sicuramente il Moriolo è quello là, sempre giocare centrocampista. E era un mese che non giocavo e venivo da una brutta tonsillite che mi ha buttato molto giù, però mi sono allenato tanto durante la settimana per cercare di trovare il ritmo partita che è importante.